La nuova Cayenne, la terza generazione della nuova Cayenne, ad un occhio poco allenato non sembra poi così differente dalla precedente. In realtà però c'è tanto di nuovo sia a livello tecnologico che a livello stilistico. Ci fa il punto in maniera più dettagliata Pietro Innocenti, direttore generale di Porsche Italia. Nella tradizione Porsche i cambiamenti stilistici non sono mai radicali, quindi la vettura sembra non cambiare effettivamente, però in realtà le novità sono tantissime, anche da un punto di vista stilistico, soprattutto concentrate nel posteriore. Però soprattutto cambiano le dimensioni e diventa ancora più sportiva come vettura, perché una vettura che si allunga di 6 cm, si abbassa di 1 cm e si allarga di 2 cm, quindi la sua impronta sulla strada è molto più aggressiva, molto più sportiva. E poi, come dicevo, le novità sono soprattutto da un punto di vista tecnico, tecnologico. Abbiamo tantissimi contenuti che derivano direttamente dalla nostra esperienza sportiva, vi faccio qualche esempio. Abbiamo un equipaggiamento di pneumatici diverso tra asse posteriore e asse anteriore, quindi le ruote nel posteriore sono più larghe. In più abbiamo anche la possibilità di avere l'asse sterzante nel posteriore, che anche questo è un contenuto che deriviamo direttamente dalla nostra 911. La vettura è più confortevole, ha 100 litri di capacità in più nel bagagliaio, ha tutto un sistema di infotainment e connettività completamente ridisegnato, esalta anche le sue capacità di vettura non solo per tutti i giorni ma anche nell'off-road. Abbiamo la possibilità infatti di scegliere tra 5 diversi settaggi per quanto riguarda la possibilità di andare in off-road, quindi sabbia, fango, roccia, fuoristrada, eccetera. E quindi è una vettura con tantissimi contenuti in più. Oggi presentiamo anche la Turbo, quindi aggiungiamo e completiamo, diciamo, la gamma benzina con Cayenne, Cayenne S e Cayenne Turbo, partendo da 340 cavalli e arrivando fino a 550 cavalli della Turbo con 770 Nm di coppia. Quindi una gamma tra cui scegliere, una gamma che si rinnova tantissimo, soprattutto dal punto di vista tecnologico, e che dà al cliente una ampia capacità di scelta tra diverse versioni. Queste sono le versioni benzina, abbiamo sicuramente in futuro anche altre versioni, tra cui il diesel che arriverà l'anno prossimo e anche l'ibrido. Oggi qui ibrido però abbiamo già Panamera e Sport Turismo, e siamo particolarmente contenti come mercato italiano perché queste vetture stanno andando veramente molto bene. Se pensiamo che il 30% degli ordini che abbiamo su Panamera è sull'equipaggiamento ibrido, questo testimonia come il tipo di approccio del consumatore stia cambiando molto rapidamente, e noi siamo particolarmente contenti per questo perché la nostra strategia punta moltissimo su questo tipo di equipaggiamento, diciamo di powertrain innovativo, non solo sull'ibrido ma anche, come sappiamo, in futuro sul completamente elettrico quando arriverà la Mission E.